Tanto è la prima volta che ci rivediamo dopo il ballottaggio. Sì, sì, è una bella sensazione, un successo che abbiamo avuto. Abbiamo portato un sindaco uscente che aveva gestito il Covid a ballottaggio, che ha ricevuto meno del 50% dei consensi. Quindi sta ora a noi naturalmente convincere gli aretini al fatto che sono davanti a un bivio. Da un lato c'è Ghinelli, che è sorretto, come si è visto, con due presenze di Salvini, della Meloni, dalle forze di centrodestra. Esiste un'alternativa di centrosinistra che sto cercando di allargare, che per esempio crede nella necessità di intercettare le risorse economiche dell'Unione Europea. Quelle forze politiche sapete che non ci credono, non hanno aiutato questo governo a trovare l'accordo con l'Europa. Questa è già una differenza importante. Uno dei temi che arrivano, diciamo, rispetto all'attacco del suo antagonista è proprio la sanità, è un tema, insomma, tutto suo. Lei è un medico che ha affrontato durante il periodo Covid la pandemia, il momento più difficile. Che cosa si può dire rispetto al suo programma, che abbiamo già detto, ma insomma cosa si può ribadire rispetto alla sanità aretina? Sì, la mia storia è tutta dentro un impegno professionale, dentro la sanità pubblica. Io ho messo al centro del mio programma il potenziamento della sanità pubblica, sia nella sua componente territoriale e anche nella parte ospedaliera del nostro San Donato. Abbiamo risposto bene all'emergenza sanitaria come sistema sanitario regionale toscano, ma anche come sanità aretina. Ora abbiamo bisogno di finanziamenti, la Regione ha già messo 80 milioni di euro. Credo che i finanziamenti europei, e se il recovery fund, ma anche se dovessimo intercettare anche e prendere come Italia i fondi del MES, avremo un'occasione unica che ci deve trovare pronti come città. Dobbiamo anche potenziare il nostro ospedale San Donato, che, come avete visto oggi sui giornali, è anche un'ottima classifica come ospedale, il secondo in Toscana, ma ovviamente è tutto sempre in divenire, quindi occorrono investimenti, ristrutturazione di alcune parti, perché un ospedale deve essere tecnologicamente avanzato e integrato col sistema fondamentale della medicina del territorio. Sceglie di incontrare Eugenio Giani, neo presidente eletto della Regione Toscana, in piazza San Francesco. C'è un motivo per questa scelta? Beh, oggi è la festa di Giani, il quale è il nuovo presidente della Regione Toscana, e lo ringrazio di essere venuto ad Arezzo appena dopo essere eletto, dimostrando l'attenzione del nuovo presidente rispetto alla nostra città. Io vorrei essere un sindaco che fa da ponte, ricollega questa città dopo l'isolamento in cui l'ha portata il sindaco Ghinelli, a un ponte verso la regione, verso il governo, verso l'Europa. È una città che ha bisogno di ricollegarsi, di trovare con la propria identità chiara, culturale, imprenditoriale, ma partecipare allo sviluppo della Toscana, intercettando le risorse importanti per le nostre famiglie, per le nostre imprese che verranno dall'Europa. Ha già incontrato Donati, abbiamo saputo. Sto incontrando, sì, tutti gli ex candidati a sindaco di Arezzo, perché io mi sono candidato in alternativa a Ghinelli. Vado a verificare se tutti coloro che si sono candidati in alternativa a Ghinelli mantengono la loro posizione per allargare l'alternativa a Ghinelli.